Toscana, ricca di sogni e aspirazioni, terra di paesaggi e artisti incomparabili. La terza edizione di Pizza Challenge disegna un anello sulle storiche Firenze, Prato e Pistoia. I giudici Cristina Lunardini e Luigi Franchi, affascinati dall'espressione artistica creata con farina, olio e pomodoro, rinnovano l'entusiasmo di esplorare le 12 pizzerie prescelte e le loro opere creative dedicate al gusto. Tra le sapienti mani, ingredienti preziosi per realizzare il famoso disco di sapore, dai locali ricchi di fascino e dalle emozioni di bontà, si inseguono i 4 pizzaioli semifinalisti. Il viaggio esperienziale di Pizza Challenge parte dal centro pulsante di una delle città più belle al mondo, da Fratelli Cuore, stazione Santa Maria Novella di Firenze, dove i cuori dei viaggiatori battono per il binario pizzeria. Siamo alla terza edizione di Pizza Challenge, il contest che ogni anno sceglie la miglior pizzeria di una regione italiana. Le prime due edizioni sono state in Romagna e nelle Marche, e quest'anno siamo in Toscana. Perché la Toscana? Perché la Toscana è l'Italia bella, è l'Italia dei piccoli borghi, è l'Italia delle grandi città d'arte. Infatti siamo qui a Firenze per cominciare questa serie di puntate di Pizza Challenge. E siamo a Firenze, nel posto di Firenze dove passa tutto il mondo, perché siamo nella stazione di Santa Maria Novella. E trovare una pizzeria in una stazione è una cosa sicuramente particolare. Una delle città più belle d'Italia, una regione ricchissima, con una cultura gastronomica, enogastronomica importante, dove forse molti anni fa era difficile trovare a mangiare una buona pizza. I Fratelli Cuore in realtà sono i Fratelli Caprarella. Pasquale e i suoi 3 fratelli hanno cominciato da subito a Firenze a lavorare nel mondo della ristorazione. Infatti, oltre alla pizzeria Fratelli Cuore, hanno diverse altre realtà produttive. Pasquale, raccontami del tuo locale, come scegliete gli ingredienti, come sei arrivato a fare questa proposta. Per me la stazione all'inizio è stato un gran problema. Sono partito con un'ansia, un grande investimento, un'ansia, eccetera. Ora la stazione inizia a essere il luogo in cui mi fa sentire in mezzo alla gente, perché qui davvero vedo il mondo. Un giorno forse scriverò anche su queste cose. 3 parole sulla storia, 3 parole proprio. Questa era un'area degradata di Firenze, forse l'area più degradata. Pensate, venivano fatti nel 1995 almeno 3 arresti al giorno in questa zona qui. Su queste ceneri è nato Fratelli Cuore. Fratelli Cuore è nato perché la nostra famiglia di ristoratori che veniamo dalla Lucania, da Melfi, volevamo, come dire, dare un nostro contributo a Firenze, visto che Firenze non ci ha dato tanto. E allora abbiamo realizzato questo progetto. Stiamo facendo un'operazione fatta tutto col cuore, perché era molto cuore, poco progetto economico nella prima fase, no? Allora, siccome un'operazione fatta col cuore, Fratelli Cuore, e da lì è nato. Dalle 11 del pomeriggio fino alle 10 da sera noi serviamo pizza e cibo di cucina. Pasquale qui ha creato uno staff di grande qualità, ma al di là della qualità, di grande familiarità, oserei dire. E abbiamo un pizzaiolo che si chiama Elvis, che è qui con noi, e mi piacerebbe capire, Elvis, perché sei diventato pizzaiolo? Cosa ti spinge a fare questa professione, che è sicuramente una professione molto faticosa e anche molto difficile, perché fare una pizza buona è qualcosa di veramente complicato. Oserei dire quasi artistico, ma sicuramente riuscire a fare una pizza buona vuol dire avere alle spalle una grande passione che poi si trasforma anno dopo anno in professionalità. La mia passione per la pizza è nata da quando avevo 13-14 anni. Andavo in ristorante e vedevo questi grandi pizzaioli. Tra me e me dicevo, ma un giorno diventerò anche io come loro. Sempre voluto fare questo lavoro qua che mi piace. Ho fatto il primo impasto, 19 anni. Io vengo la mattina qua a fare l'impasto, dal 36 a 72 ore di lievitazione. Per me è tutto, ecco. Io lo vedo la pallina come il mio bambino. La nostra pizza è napoletana. La mattina metto la legna e poi la accendo a 360 gradi, perché la legna gli dà sapore alla pizza.
Elvis, quali sono le proposte che vuoi farci assaggiare oggi? Le mie pizze sono la Santa Lucia e tonarella. La tonarella è fatta con fior di latte, provola affumicata, pepe nero in grano, pomodorini gialli, pomodorini rossi e tonno. Pasquale, qui avete una caratteristica di aver scelto la pizza napoletana a Firenze in stazione e ci sta perché qui passa tutto il mondo e la pizza italiana conosciuta nel mondo è per eccellenza questa pizza napoletana. Però tu la chiami Santa Lucia, spiegaci il perché. Prende spunto dalla pizza che in tutta Italia si chiama napoletana, invece a Napoli la chiamano romana. È fatta con pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala, acciughe del Cantabrico e pomodorini arrostiti. Il tutto innaffiato con tanto basilico. La caratteristica di questa pizza è che la sapidità dell'acciuga insieme all'acidità del pomodoro e la dolcezza della mozzarella sciolta nel forno crea una sinfonia di sapori e di profumi che è piacevolissima da mangiare. Le nostre pizze sono circa 12, sono tutte selezionate pizze tradizionali, noi non facciamo pizze gourmet, facciamo pizze tradizionali, alcune con condimenti un po' più particolari, però ci teniamo all'idea partenopea della base della pizza, perché pizza è il momento in cui il lievitato acquista il suo valore, perciò la pizza è un'ottima base per mettere sopra gli ottimi ingredienti che abbiamo in tante realtà dell'Italia. Gran parte dei nostri ingredienti sono scelti per la qualità che esprimono. Normalmente sono delle DOP oppure sono delle piccole fattorie che hanno dei prodotti particolari. Abbiamo scelto proprio come metodo, essendo in un posto in cui viene il mondo, di rimanere radicali sulla pizza napoletana. Ecco. Perciò noi facciamo questo, noi facciamo pizza napoletana, buona pizza, anzi ottima pizza partenopea. Il mio cliente tipo, coppie di giovani tra i 25 e i 35 e 40 anni, e sono clienti consapevoli. Voglio sapere com'è fatta, cosa c'è dentro, i prodotti da dove arrivano, eccetera. Il secondo tipo di cliente che abbiamo è il pendolare. E utilizzano il nostro ristorante come punto di ritrovo prima di partire o mentre tornano. C'è alcuni casi che le famiglie, cioè arrivano, la famiglia l'aspetta qui per mangiare la pizza insieme e poi tornare a casa. Luigi, qui abbiamo tanti aspetti da valutare, c'è questo via vai, questo arrivare e partire, no? Come nella stazione e anche qui, dove c'è un pubblico direi quasi disomogeneo, però è anche questo il bello, di vedere il mondo che passa e poi si fermano qui e vanno per Firenze o partono per altri lidi. È interessante, bella questa idea della pizzeria in stazione. La tonnarella prima e la Santa Lucia poi sono davvero la dimostrazione che la qualità degli ingredienti qui è una cosa seria. Una cosa seria, una cosa quasi certificata, tant'è che Pasquale lo dice, da quando è a Firenze lui viaggia per ricercare i prodotti di qualità e tutto il suo staff ragiona esattamente come lui. Dalla stazione però dobbiamo andarsene e andare a trovare le altre pizzerie di questa edizione di Pizza Challenge. Firenze, città che offre meraviglie anche attraverso le leggendarie Officine dei Sogni, e qui, nella via storica delle 100 botteghe, si scopre l'arte del pizzaiolo che presenta in un tripudio di sapori, territorialità e novità. Apoteca, in via Gioberti, apre la porta dei sensi sui profumi del sud. Nel piatto ecco la nuova costiera napoletana, un vero quadro d'autore. Questo tour di pizzerie si sta facendo veramente impegnativo. Siamo arrivati in Piazza Beccaria e continuiamo a visitare pizzerie. Devo dire che la tradizione napoletana è molto forte, molto prerompente. La vera cultura della pizza napoletana la ritroviamo un po' in tutte le pizzerie. Ma siamo in Toscana, siamo a Firenze e quindi è una scoperta continua. Siamo in questa via denominata la Via delle 100 Botteghe, in questa pizzeria molto particolare, ma molto suggestiva, pieno di sentimento, pieno di emozioni e con una pizza particolare.
legata molto alla tradizione di Napoli. Paolo, quale significato ha il nome del tuo locale? Apoteca, non so se l'ho pronunciato bene. Il nome del locale si chiama Apoteca, sta a dire bottega, perché ci troviamo nella zona delle 100 botteghe. Quindi la zona delle 100 botteghe che in antichità appunto erano la zona commerciale dei fiorentini. Cioè diciamo è la zona dove si ha contatto con il fiorentino e non con il turista. È una pizzeria tradizionale ma tendente al contemporaneo. Di tradizionale abbiamo l'impasto e poi di contemporaneo abbiamo tutti quelli che possono essere gli ingredienti che andiamo a scegliere per comporre il nostro prodotto. Quello che mi piaceva era appunto trasmettere al fiorentino questa mia identità, questo mio modo di approcciarmi al mondo della pizza, quindi e avere una notorietà che andasse in crescendo, quella che poi non trovi con il turista, diciamo. Un locale da 40 coperti interni e una ventina di posti all'esterno con un dehors al coperto. Come l'abbiamo ideato? Abbiamo appunto cercato di ricostruire una pizzeria tipica napoletana, quindi con dei colori molto caldi, con degli arredi abbastanza semplici, quindi questi colori caldi. Qui si respira un'aria particolare, un'aria di casa direi, perché la tua famiglia, la famiglia di tua moglie hanno una lunga storia legata al mondo della pizza, al mondo del forno, a questa particolarità che ormai è partita da Napoli ma è conosciuta in ogni parte del mondo. E qui voi a Firenze ne fate un vanto per voi e ne fate un vanto anche per la città. Però raccontami un po' della tua storia e raccontami i motivi che ti spingono a intraprendere questa professione. Provengo da una famiglia comunque di panettieri giù a Napoli, dove i miei nonni, bisnonni avevano ed hanno tutt'oggi questo forno. Diciamo che sono, tra virgolette, cresciuto nella farina, nei profumi del pane appena sfornato. E conoscendo mia moglie, che anche lei figlia d'arte, figlia di ristoratore, nonché pizzaiolo, ho riscoperto quelli che erano, diciamo, i ricordi d'infanzia, quindi quei profumi, quelle sensazioni che vivevo quando ero piccino, quando mio padre mi portava nel forno di famiglia. Il profumo del lievito madre, quindi questa vasca di lievito madre dove appunto l'operatore, il panettiere, prelevava il lievito e componeva il suo impasto, no? Faceva il suo impasto. Quindi questo profumo di acido, perché lascia un po' questo profumo, mischiato al pane appena cotto, al pane appena sfornato. Paolo, quali sono le proposte che ci vuoi far assaggiare? Vi propongo una pizza che l'ho chiamata al ricordo della costiera, perché la costiera io ce l'ho nel cuore, con quei profumi e con quegli odori, che è molto semplice, è una base di 3 pomodori, un San Marzano, un datterino che andiamo a cuocere a forno a legna, e una pacchetella gialla del piennolo, e poi in uscita ci andiamo a mettere una stracciatella di burrata, delle alici di cetara, e delle zeste di arancio e limone. Base rossa, io nel mio locale l'ho chiamata zizzacchiona. È bella, perché è la zizzacchiona di battipaglia su una base rossa di pomodoro pelato cirio, condita poi con della rucola selvatica, pomodori secchi, origano, olive denocciolate gaetane e un filo d'olio Olitalia. Ma buono, c'è tutto quello che io ho. In sostanza, tutti i ricordi legati a mio padre. Paolo, il mondo delle pizze ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni. Ci sono diverse tipologie del fare la pizza. C'è la tipologia veneta, c'è la tipologia napoletana, c'è la tipologia romana. C'è la pizza in tutto il mondo. E oltre a questo ci sono anche tecniche per fare l'impasto, per preparare il topping, per cuocere la pizza. La tua tecnica, la tua visione soprattutto della pizza, qual è? Tecnicamente a noi ci piace fare la pizza con acqua, sale, lievito e farina, e basta. Poi esistono varie tipologie di impasto, dalla più comune biga, che è un prefermento che solitamente si utilizza nelle panificazioni, quindi all'interno dei forni, e dà questa sensazione alla pizza, al cornicione, di essere
abbastanza panoso, per poi passare all'autolisi, al polish e tante altre tecniche. Varie tipologie di indiretto, di diretto. La nostra, nella caratteristica, nello specifico, è un impasto che andiamo a realizzare con una tecnica di autolisi. Noi abbiamo una temperatura del forno che varia dai 380 ai 390 gradi. Non superiamo i 400 gradi perché appunto la nostra pizza cuoce quei 30 secondi in più. Quei 30 secondi in più giusti per far sì che l'umidità in eccesso che andiamo a trovare all'interno del disco d'impasto si vada ad asciugare. Quindi abbiamo un prodotto più croccante, quindi con un effetto crunch che è sia bello all'orecchio ma soprattutto al morso. Quindi questa è la caratteristica. Allora, tenete presente il calciatore che sta per entrare in campo, no? Quindi fa la scalinata per entrare nel campo, no? Ecco, questa è la sensazione che io avverto. Cioè il mio pubblico, tra virgolette, i miei clienti, che sono qui, che vengono qui apposta per il mio prodotto, per quello che in questo tempo si è creato. Devo dire che è stato come immergersi nei ricordi della costiera. Ho tantissimi amici, tantissimi ricordi legati a piatti e a profumi. In queste due pizze li ho ritrovati. Cioè veramente qui a Firenze, in questa pizzeria, un piccolo angolo di costiera del sud, con non solo coi profumi, ma anche con una pizza, mi verrebbe quasi da dire, gastro-emozionale, dove ci sono tanti ricordi. Quello che ci ha raccontato Paolo l'ho ritrovato con la sua emotività anche nel gusto della pizza. E del resto la costiera amalfitana e Firenze sono due dei luoghi più belli d'Italia, quindi c'è anche la bellezza. E io invece ho trovato una cosa molto particolare. Nella seconda pizza ho trovato una freschezza che non ho mai sentito in una pizza fino ad ora. Vero, vero. Quindi la stessa sensazione. Stiamo facendo un bel viaggio. Stiamo facendo un bel viaggio. Se è vero che l'arte appartiene a tutti e a nessuno, è certo che la dedizione e la precisione rendono le realizzazioni degne di nota e il fulcro vitale di una città premia sempre la straordinarietà. Nel quartiere Sanfrediano pullula la vita cosmopolita di una Firenze antica ma mai vecchia. Tra mille marciapiedi di fantasie, ecco il fermento, o meglio, Fermento 1889. Siamo arrivati in questo quartiere Sanfrediano Oltrarno, un quartiere che è il posto della movida e naturalmente dove c'è movida, movimento, locali, anche pizzerie. Siamo in questa pizzeria nuova ma con tutta una storia. Gianluca, vuoi raccontarmi la tua storia, la storia di questo locale, Fermento? Noi siamo proprio nella parte centrale che è, diciamo, il clou della movida fiorentina, principalmente quella che si anima dalle 18 in poi la sera, perché si trovano tra i migliori cocktail bar e ristoranti appunto di Firenze. A suo tempo io ho scelto questa zona proprio perché rappresentava appunto la movida fiorentina e volevo anche una zona che fosse frequentata da turisti, quindi la parte turistica è anche il cuore pulsante di Firenze. Qui siamo in uno dei quartieri più vissuti di Firenze. Come dicevi Gianluca, dalle 6 del pomeriggio qui c'è la movida fiorentina. La movida fiorentina è fatta di persone che arrivano da ogni parte del mondo. Come catturi, uso proprio il termine catturare, come catturi i turisti per farli entrare nel tuo locale e in quanti ci entrano ogni sera soprattutto? Un po' da tutte le parti del mondo, c'è stato per dire anche persone dal Qatar, dagli Emirati, eccetera, principalmente però lo statunitense, l'americano che è un grande anche degustatore della pizza, cioè qui si ferma soprattutto l'appassionato, quando vengono qui già
sono documentate su quello che stanno cercando, cioè a loro piace anche sapere quello che vanno a mangiare, soprattutto sulla pizza. Come pizza io spazio un po' dal classico, quindi dalla marinara, margherita, margherita con bufala, salsiccia e friarielli, che sono i must, diciamo, napoletani, da dove è nato tutto, però porto avanti anche una parte mia gourmet, anche se rivisitata. Per esempio, io a Firenze sono stato uno dei primi a portare il cornicione ripieno di ricotta. Io, culturalmente parlando in termini di pizza, vengo proprio dalla parte verace napoletana. Poi ho cercato la mia strada come tipo di impasto e metodica, però sono molto legato alla tradizione sulla pizza, questo per me è fondamentale. E poi c'è tutta una parte gourmet dove mi piace soffermarmi sugli ingredienti. Questo è un locale di recente apertura e arrivando uno non pensa ad entrare in una pizzeria perché fuori ci sono quei cartelli che sembrano manifesti del cinema e dove tu in questi due cartelli esposti fuori racconti esattamente la tua filosofia di pizza. Poi si entra e c'è il teatro. A te Gianluca piace questo lavoro perché reciti a soggetto. Reciti a soggetto, ti piace fare la pizza mentre i clienti e gli ospiti ti guardano e ricevono informazioni, perché nel momento in cui la fai, toccando gli ingredienti, consentendo alle persone di vedere cosa metti sulla pizza, dai informazioni e quindi fai cultura. Prima nasce Fermento, che è attualmente la parte di Fermentino, che ha solo 24 coperti. Poi l'idea era quella di cercare di fare un qualcosa di più grande, dove io tornassi a lavorare a vista. Dove mi vedete adesso mi vedrà la gente seduta. Quindi le persone sedute mi vedranno lavorare perché è una sorta di trasmissione, non soltanto nell'esperienza sensoriale proprio del sapore, ma anche di quello che fai. Cioè, secondo me non c'è niente di più bello veder lavorare in cucina, quindi soprattutto la pizza, perché vedere estendere una pizza in 10 secondi per tante persone è un qualcosa di incredibile, come una sorta di cinema. Fermento ha questi divani sulla parte laterale, questa sorta di palco, quindi di schermo proprio in fondo alla sala, con all'esterno due teche che ricordano proprio quelle del cinema. Quindi l'idea era quella di trasmettere questa sensazione anche a chi viene a mangiare. Anche nel menù non sono mai statico, non sono sempre in fermento, oltre l'impasto. E ho detto, devo portarmi dietro questo nome. Allora, di lì che mi venne in mente, quando è nata la pizza margherita? 1889. E da lì, Fermento 1889. Ora, io avevo pensato a una tradizione che mi rappresenta anche a livello familiare, perché ho la mamma romana, quindi la matriciana riportata sulla pizza, con una consistenza anche un po' particolare in termini di sugo e di salsa. E poi ha un'altra pizza che è ispirata appunto alla tradizione, ad un must, che è una passata cucinata con pomodorino del Piennolo e finita poi con caciocavallo pugliese e basilico. Quindi a me piace anche la semplicità nel gourmet, però fatto in una certa maniera, ecco. Gianluca, ma tu hai sempre fatto il pizzaiolo o cosa hai fatto nella vita? Io nasco in una maniera molto strana, perché nasco dall'home restaurant. Io facevo tutto un altro lavoro nella vita ed ero un tecnico di un'industria cartearia, di una multinazionale, quindi trattavo sempre un impasto, ma era un impasto della carta e non quello di farina e acqua, sale e lievito. A un certo punto avevo 40 anni esatti, diciamo mi sono stufato, ne ho 46 attualmente. E ho detto, devo trovare la mia strada. La pizza è sempre stata la mia passione. La prima l'ho fatta a 4 anni e da lì non ho mai smesso. Quindi da lì, poi dopo, partendo con l'home restaurant, ho detto, devo fare qualcosa di diverso. Quindi ho iniziato a studiare un mio impasto, proprio perché chiedevo aiuto alla parte chimico-fisica che era di mia conoscenza. Fino a che non ho messo a punto il blend di farine, che attualmente è quello che si degusta in fermento.
Ogni pizzaiolo che si rispetti ha il suo impasto, ognuno ha la sua filosofia di come impastare e come ricreare una pizza che sia unica, autentica. Tu Gianluca, cosa mi puoi raccontare? Nasco come pizzaiolo verace, quindi iscritto alla VPN. Quando apro in San Frediano naturalmente vengo riconosciuto anche dalla VPN. Partecipo alle Olimpiadi del 2019 a Napoli con la VPN rappresentando chiaramente l'Italia, però poi di lì, da lì cerco di trovare appunto la mia strada sull'impasto, un po' per la città dove sono, dove qui c'è un prodotto che è caratteristico nostro, che è la schiacciata. E la schiacciata è molto croccante, quindi è un prodotto però panoso, quindi che all'interno, se lo, quando lo andiamo a mangiare, ricorda molto il pane. Allora io, la mia idea era quella di unire la scioglievolezza della verace, che di croccante non ha niente, alla croccantezza appunto della pizza in pala, che ricorda appunto la schiacciata. E da lì iniziano i miei studi, fino a che poi dopo non ho messo appunto, blend a parte, anche la metodica, perché io parto con poi alla fine con dai 3 ai 4 giorni di maturazione, da non confondere con la lievitazione, e 24 ore di lievitazione prima dell'infornata. Gianluca, hai sempre lavorato negli impasti, prima era un impasto di carta, adesso è un impasto di farina, acqua e lievito, il tuo impasto. Per te cos'è la pizza? La pizza è per me personalmente amore, passione e bontà assoluta proprio. Per me è la cosa più buona che posso mangiare, che posso apprezzare a livello proprio culinario. Per me mi rappresenta proprio, perché la pizza, l'impasto, la cosa bella è che non è mai uguale, o perlomeno te che lo lavori, per renderlo uguale ci devi mettere tanto del tuo, quindi umidità, temperatura, metodica, lievitazione, maturazione, tutto un insieme di parametri, e a questo è istinto. Cioè io anche quando impasto non misuro niente, solo il sale, per dirtela tutta, è fatta al grammo, poi è tutta occhio, e questa è la parte difficile da trasmettere a chi si avvicina a questo mestiere, perché non è facile. Questa pizza, soprattutto la prima, è proprio una pizza del ricordo, questa salsa, perché in questa pizzeria c'è un toscano, però ci sono due correnti, la mamma romana e il papà siciliano. Si sente, no? Questa cura in questa salsa, che potrebbe essere sicuramente la salsa anche per un primo piatto. In effetti Gianluca è molto innovativo, perché lui arriva da un'esperienza che era l'associazione Verace Pizza Napoletana, con delle regole ferree. Lui c'è stato in questa associazione, ha imparato, credo, anche moltissime cose, però adesso si è distaccato per un'evoluzione della sua pizza. E hai detto bene, c'era una pizza, la Matriciana, che ricordava effettivamente un pezzo di Italia importante. Abbiamo trovato diverse cose, diverse innovazioni a Firenze. Adesso però dobbiamo andare in un'altra parte della Toscana, dove continua Pizza Challenge. Andiamo, Cristina.